La disperazione, secondo me, quando qualcosa che fai oppure il genitore ti sequestra il cellulare, io vedo la maggior parte che si lamentano con gli amici: no, mamma mi ha tolto il cellulare. Quella è, adesso è la disperazione. Poi, diciamo, in anni e anni, poi non so. Ma uno è disperato anche, per esempio, se non ha abbastanza like. Guarda. C'è il panico da pochi like. Sì, Sì. i social hanno comprato le emozioni di una persona. Già da 5-6 anni, diciamo, la prima elementare, tutti avevano la PlayStation, quindi giocavano con l'altro, oppure giocavano con uno che non si vedevano da tempo. Io ho questa possibilità, non è che c'è. L'unico videogioco che ho avuto, avevo una cassetta che si metteva dall'alto e poi. Era tipo la prima Nintendo, tipo una cosa così. Diciamo, la disperazione è anche quando è cominciata la scuola, perché comunque non ricordi, diciamo, le cose dell'anno prima, anche perché durante il lockdown è stata difficile la scuola, e anche perché c'erano i trucchi per copiare, quindi appena è cominciata la scuola, diciamo, era tutti un po' di panico. C'era una doppia disperazione, prima perché la scuola appunto non poteva esserci, poi perché la scuola è ripartita. Sì. Promesse non mantenute. Questo è difficile. Questo è difficile, sì, difficile. Io vabbè, io un sacco di volte ho detto ai miei figli: vengo a prenderti a quell'ora, domani ci sono, poi alla fine non c'ero in verità, e questa cosa li ha sempre fatti abbastanza arrabbiare, giustamente, credo. Io proprio per dubbi non mi sono mai promesso niente. Diciamo, Questa è una è buona proprio per strategia. questo che ho, diciamo, la paura o il timore diciamo, di delusione, o da parte da me stesso o dagli altri, sia con i compagni di classe oppure con gli amici, coetanei. Sono stato uno sempre generoso che potevo fare promesse, però ho preferito non farle, perché comunque sempre questo, diciamo, timore. Prometto di seguire il tuo esempio. Cosa vediamo rappresentata la speranza? Beh, io la risposta qui per me è facilissima, cioè la speranza la vedo nelle ragazze e nei ragazzi come te, cioè che comunque sono tosti, si impegnano, ci mettono la faccia, studiano, cioè questo a me dà tanta speranza. Su molti ragazzi, non solo coetanei, ma anche di persone adulte. Per esempio, io ho incontrato Trash Challenge Foggia, che sono dei ragazzi, diciamo, che puliscono le strade di Foggia, oppure anche Legambiente di Barletta, oppure non solo, perché io seguo la pagina sui social, vedo cosa fanno, e sono dei ragazzi in gamba, perché, diciamo, molte volte io ricordo Barletta, che praticamente ci sono state molte difficoltà, perché uno, c'erano le persone che chiedevano che state a fare, dicevano tu non puoi buttare questo perché io ho fatto questo, perché poi se no succede, diciamo, ci sono state diverse difficoltà, oppure quando è successo nella manifestazione, la speranza che, diciamo, ha detto mia mamma, perché l'ha notato, perché io pensavo e speravo che gli altri venivano, è stata non delusione, però ci sono rimasto un po' male. Però quando ho ricordato che Greta Thunberg, diciamo, la mia stessa età, solo 2 anni di differenza, ha potuto fare la stessa cosa, diciamo, ci sono andato. Questo, diciamo, dagli occhi di un altro, ma dagli occhi miei non è che riesco a raccontare molto.